questo è quello. Allora, tuo amico, dai, vai, questo è un sentiero da mettere insieme al saccappello. E in una delle notti più fredde per il territorio aretino, la colonnina di Mercurio, ad esempio, a Palazzo del Pero è scesa quasi a meno 9 che i volontari della Croce Rossa Italiana, sede di Arezzo, che vedete alle mie spalle, scelgono di tornare per strada, come del resto fanno spesso, per andare a cercare coloro che, nonostante esista un dormitorio, scelgono comunque di dormire sotto le stelle. Allora questa volta, oltre a portare tè caldo e beni di prima necessità, ci sono da consegnare i sacchi a pelo e le coperte termiche comperate grazie alla generosità degli aretini. La raccolta fondi promossa dal gruppo Facebook 6 di Arezzo Se e che ha visto la collaborazione anche di un noto store aretino ha permesso di poter comprare 12 sacchi a pelo e 12 coperte termiche. I volontari della Croce Rossa Italiana li portano nei luoghi dove i senza tetto solitamente si fermano per la notte. Ti posso chiedere che da quanto tempo dormi qui in strada? Sono qui da 20 anni. No, in Arezzo da 20 anni, ma sono partito di casa da 30 anni, tanto tempo. Chiunque, anzi, invitiamo le persone che vedono queste persone senza tetto, diciamo, e ce lo comunicano a noi direttamente in Croce Rossa, in modo che così almeno la sera quando facciamo il giro passiamo. Noi il saccappello li portiamo sempre dietro con noi, insieme al supplemento anche di coperte, quello che è, e noi li consegniamo tutte le sere, quando c'è bisogno. A chi l'abbiamo consegnati verifichiamo che gli siano rimaste, cioè che non abbiano fatto altre fine, però insomma noi li portiamo sempre dietro. Naturalmente come Croce Rossa andiamo lì e gli diamo quello di cui hanno bisogno senza violare troppo la loro privacy. Adesso andiamo a via Vittorio Veneto. Ognuno di noi fa un lavoro diverso nella giornata quotidiana e poi dopo, quando ha tempo, fa il volontario. Il bello è il grazie detto con il cuore da loro. Questo è il dono più bello. Bellissimo. Aiutare loro, e special modo anche una parola, un gesto, gli basta poco, una stretta di mano, è tutto. Ci si guadagna pace del cuore, felicità, sapere di aver dato qualcosa in più agli altri, averli aiutati. Questo in fin dei conti è, ripeto, il grazie detto da loro, è un po' come aver avuto un contributo, però riempie il cuore. Ciao.